Inizi a Televignola e sei qua con il Germano Alberti, un grande artista di Rio del Garda. Come va la Germania? Benone. Bene, sono ritornato dalla Germania, a casa mia perché mi vado in Germania, sto benone. Gli anni passa. Male lo stesso, tiriamo avanti. E sono appena 79. Ma dai. Sì. Ma dai. E 80 insomma. Cosa pensi della vita? Bellissimo, stupendo, mi sono sempre felice e contento. Se vada male o non vada male, non mi interessa proprio la nostra vita. Tite, sei uno dei più grandi artisti viventi, di gente vivente, di Riva, del Garda, se non del Trentino. Te ne hai visto passare di tutti i colori. Di tutti i colori, veramente. Esatto. Il professor Piccini è avanti fino adesso. Cosa pensi della nuova arte? Esatto. Benissimo, come diceva mio nonno, lo zio mio, che zio era professore alla Brera a Milano, non posso dire la parolaccia. No, non la posso dire. Non te la puoi dire. No, dell'arte di oggi proprio, ecco, non c'è più niente. E il mondo? Il mondo, peso che peso, mi sto venendo tra le mie montagne. Sì, pensate. E il segreto della tua arte? Il segreto della mia arte, insomma, è lavoro dalla mattina alla sera, studiando, non studiando, insomma, adesso giro il mondo. Ti hai scominciato da piccolo? Sì, con lo zio Silvio, che era professore, fratello di mia madre, professore alla Brera di Milano, e mi fa Brera con lui. Mamma mia. E, ascolta, ma sta Riva non va alla fine? Ma mi credo che adesso sta arrivando, che è un po' più niente, perché dei rivani si è rimasti in pochi, in gran pochi sempre. Mi scuglio adesso. È così. E il color deriva, qual è lo? Il colore deriva che una volta era. Sì. No, il colore per antonomasia. Sì, il colore deriva che ero io alle belle arti, il colore ormai me la rovinai giù tutti. Ah sì? Sì, arriva la giovani che pensano di fare il viola, il giallo, il rosso insieme al verde. Insomma, è un po' un casino di roba adesso. Ho capito. Uno che volesse diventare pittore come te, cosa dovresti fare adesso? Tanta strada, bisogna studiare tanta. Ecco, adesso ho quasi 80 anni, come dico, sono andato ancora a studiare. Non si sa mai, perché i colori sono immensi e il lavoro e lo studio anche, insomma, non è una cosa facile. Invece oggi è una cosa facile perché basta tirare una linea e dire che se no una maccia e dire che è l'emesia, invece non è l'emesia. Ascolta, è l'ultima roba, il paesaggio, come è cambiato? Il paesaggio adesso, insomma, rimane ancora un po' quello che è, però se n'è andato un po' il paesaggio vero di Riva del Garda. C'è il lac? Il lac rimane quello, l'acqua l'è bagnata, ma però non è più come prima. Sindici sono sindici, fatti questo, quell'altro, quest'altro, tutti li mettono le mani e tutti disfano. Insomma. La neva meglio quando la neva peso? Sì, quando che la neva peso, sì, molto. Germano, tanti auguri di buon Natale. Grazie caro, grazie, altrettanto a te. Grazie.